perché sono totalmente d'accordo, diciamo, sia a livello personale e sono sicura di parlare anche a nome dei colleghi di Pisa, dei colleghi precari di Pisa, i quali hanno fatto in questi anni molte battaglie su loro alternativa, sono riusciti ad attivarla in molte scuole. Ora, per i precari il discorso è un po' difficile, nel senso che spesso le persone hanno magari una supplenza di qualche mese e questo sicuramente rende più difficile insistere appunto per ottenere la loro alternativa, però sicuramente chi di noi, chi di loro, diciamo, ha avuto la supplenza annuale l'ha fatta attivare e abbiamo un collega di ruolo che si sta occupando della cosa su Pisa, abbiamo collegamento col UAR. Però ecco, penso che questa battaglia sul 25.000 posti sia importante perché unisce il discorso non ideologico, insomma, perché sì, è un discorso ideologico, ma anche un discorso di legge, nel senso che l'Italia è un paese laico, quindi la battaglia è giusta di per sé. Ma diciamo per i colleghi che magari sono più restii a vederla in questo modo, diciamo, a mettersi in gioco in questo. Su questo punto sicuramente il discorso di posti in più e di punteggio garantito è importante, quindi sono sicuramente d'accordo, abbiamo già sentito anche i colleghi di Bologna e sicuramente agiremo su questo. Torno al mio argomento di partenza, il TFA appunto come dicevo è il nuovo percorso che sostituisce le SIS e sembra un tema un po' scollegato, ma come diceva Anna Grazia prima, in realtà non lo è, perché come abbiamo visto in questi ultimi anni, quando si vuole attaccare la scuola spesso lo si fa da vie traverse, per cui come vedrete ci si arriva comunque in senso sempre negativo. TFA, dico velocemente l'iter per farvi capire un attimo il discorso, noi siamo stati contrari come Covas a Pisa fin dall'inizio per vari motivi che ora non sto a elencare, ma poi appunto i fatti ci hanno dato ragione, nel senso che il TFA finora è stato un disastro. La prima prova è stata una prova stile Invalsi con domande sbagliate, nessuna casse di concorso francese 26 su 60, ritardi su ritardi. Noi abbiamo saputo a dicembre, partendo dal primo esame, adesso a giugno, abbiamo saputo a dicembre i risultati. Il 2 di gennaio, ora parlo di Pisa, sono usciti i termini per l'iscrizione che scadevano appunto il 11, quindi 10 giorni per potersi iscrivere. Chiedendo una tassa complessiva sono 2.200 euro, quindi entro l'11 di gennaio avremmo dovuto pagare 1.100 euro. Questo senza dare nessun tipo di informazione riguardo alla durata del corso, riguardo appunto all'impegno che avrebbe comportato, consideriamo che la maggior parte delle persone che avevano TFA, come me per esempio, sono persone che lavorano, quindi hanno bisogno di organizzarsi. Quindi una totale mancanza di trasparenza, e sappiamo che la trasparenza è legge di Stato, oltre a essere inserita nel codice etico di molte università, tra cui quella di Pisa. E quindi come Covas ci siamo rifiutati di pagare io diciamo ero l'unica iscritta a Covas che appunto si è occupata della cosa e purtroppo siamo riusciti ad ottenere la proroga del pagamento, ma molti avevano già pagato perché l'abbiamo ottenuta il giorno prima della scadenza. Quindi diciamo è un piccolissimo risultato che però secondo me ha significato molto in termini soprattutto appunto come si diceva prima di aggregazione di altri precari che poi sono venuti a chiedermi ma allora si può fare, ma allora è possibile, no? Ma allora, cioè, perché queste persone alla fine hanno pagato senza sapere cosa andavano a comprare, come se io andassi da fruttivendolo e portassi una busta chiusa in pratica, no? Quindi manca secondo me proprio l'idea di stare attenti alla trasparenza, alla legalità, e quindi già il ripristino semplice di qualcosa che dovrebbe essere dovuto stupisce le persone e le aggrega. Quindi ecco, questo è un piccolissimo esempio, una battaglia sulla trasparenza che dice poco di per sé, che però secondo me è un inizio, diciamo, no? Ma la battaglia forte secondo me si fa sul, almeno per quanto riguarda il TFA, sul diritto allo studio. Si è negato, il TFA costa 2.200 euro, come dicevo prima, e comporta un impegno a tempo pieno, mattina e pomeriggio, per quasi 5 mesi. All'università. Sì, è bene chiederlo perché non l'avevo detto, sì. Quindi paghiamo l'università. Però, poi vedremo dopo, i tre soggetti coinvolti sono il MIUR, l'università e la regione, le regioni, quindi poi lo C'è una vedremo. quarta sindacati che una E i sindacati confederali, sì, che poi anche lì si deve già fare un po' un discorso. Ma per,
per motivi di tempo vado direttamente a diritto allo studio. Quindi a fronte di questo non ci sono riduzioni per reddito, quindi presentando il modello ISEE, come invece era previsto per la SIS, come è previsto per gli studenti, eccetera. Le conseguenze sono chiaramente innanzitutto la violazione di un diritto costituzionale, articolo 34, con il rischio appunto che la formazione permanente diventi un privilegio per pochi, con il rischio anche appunto di ricaduta diretta sulla qualità dell'insegnamento, quindi sugli studenti, nel senso che se il TFA deve essere il metodo di reclutamento degli insegnanti, non può essere subordinato a criteri di reddito. Diciamo, l'accesso deve essere consentito a tutte le persone, in modo da poter scegliere tra tutti e non solo tra chi se lo può permettere. Questo si aggiunge al progetto di riforma delle borse di studio che è stato bocciato venerdì alla conferenza delle regioni, fortunatamente, grazie alle regioni del Sud, che prevede in pratica questo, una riduzione del reddito, diciamo una restrizione sui criteri di reddito e una regionalizzazione delle borse di studio, cosa gravissima e inaudita, che però ormai sta prendendo piede, come poi vedremo tra poco, anche appunto a livello di organizzazione delle università. I dati sono allarmanti, in pratica in Italia abbiamo già un calo degli immatricolati del 10% dal 2009, abbiamo un calo delle borse del 30% l'anno scorso, quindi vediamo proprio come le cose siano parallele, cioè la gente non si iscrive perché non riesce a pagare le rette. No? Abbiamo anche un calo, questo mi sembra molto interessante, degli iscritti ai tecnici, perché i tecnici sono di base le scuole dove in genere si iscrivono le persone, appunto i figli delle famiglie meno abbienti, quindi questo vuol dire che la crisi e la mancanza di un sostegno al reddito va direttamente a colpire queste famiglie. E qui mi viene da ridere a pensare al fatto della riduzione del diploma, diciamo degli anni, no? Quindi il diploma a 17 anni, perché sembrerebbe quasi che lo facessero per venire incontro alle famiglie che non possono permettersi 5 anni di istruzione, dice vabbè, ne diamo 4, così almeno spendete meno, no? Quindi diciamo, tutto questo appunto si va ad aggiungere a una situazione in cui già il diritto allo studio è negato agli studenti universitari. Teniamo presente che in Italia uno studente su 4 è idoneo per reddito ma non riceve la borsa di studio perché non ci sono soldi. Teniamo presente anche che in Francia ci sono 560.000 borsisti e in Italia 100.000. Le motivazioni per cui non viene data la borsa di studio ai tirocinanti del TFA, quindi ai futuri insegnanti, sono due, diciamo. La prima è che il TFA viene considerato un corso professionalizzante e quindi non abbiamo diritto appunto a vedere la borsa di studio, che non è vero, perché il TFA è l'unico modo per l'accesso alla professione, in particolare l'unico modo per l'accesso al ruolo al momento, perché 3 anni di insegnamento non vengono riconosciuti perché altrimenti lavoriamo da precari, quindi siccome il lavoro da precario non è il lavoro, diciamo, non garantisce tutti i diritti della professione, secondo me il TFA è l'unico titolo per arrivare a essere insegnante di fatto. Inoltre la formazione permanente fa parte delle linee guida europee, dell'Unione Europea, quindi diciamo è inclusa nella formazione di fatto, no? La seconda motivazione è che il decreto per il TFA prevede che non ci siano maggiori oneri per lo Stato, ma questo innanzitutto riguarda solo l'organizzazione dei corsi e non si parla di diritto allo studio. E poi il Piemonte di fatto garantisce la borsa, quindi nel momento in cui lo fa una regione vuol dire che si può fare, quindi se si può fare allora va fatto in tutte le regioni, perché già, come dicevo prima, regionalizzazione galoppante, ma fino a un certo punto. Quindi di fatto, brevemente, i 3 soggetti coinvolti, come dicevo prima, che poi sono 34, appunto il MIUR non garantisce le riduzioni, la Regione Toscana non garantisce i voucher che hanno istituito appunto per la formazione post laurea e l'università non garantisce le borse, anzi, il MIUR fa la riforma che abbiamo visto. La Regione Toscana ci ha offerto poter accedere al servizio mensa a 4 euro. Allora, diciamo già che per gli esterni il servizio di mensa costerebbe 7 euro, quindi, ma la maggior parte di noi, come per esempio io, abbiamo contratti all'università, perché essendo precari dobbiamo lavorare, quindi cerchiamo, no? Quindi io per esempio pagherei 5,50 euro, quindi per me sarebbe uno sconto di 1,50 euro.
ma al di là chiaramente dello scontro, lo dico giusto per ridere, no? Ma è una questione di principio, cioè io non posso dare un pasto completo in cambio di un diritto che mi viene tolto, cioè non posso avere un pasto completo in cambio di un diritto che mi viene tolto. Se io ho diritto ad avere una riduzione del reddito, un diritto allo studio che mi deve essere garantito dallo Stato, e non è con un pasto completo che questo può essere sostituito. Tra l'altro queste persone secondo me hanno un totale distacco dalla realtà, innanzitutto non si rendono conto del fatto di come vive un precario, il fatto che deve fare mille lavori, il fatto che questo corso sarà appunto a tempo pieno, quindi non avremo nemmeno il tempo di fare la fila alla mensa, e non si rendono conto che non ci basta mangiare una volta al giorno, ma che mangiamo tre volte al giorno. Quindi noi chiediamo, io personalmente chiedo la riduzione del reddito presentando il modello ISEE, perché secondo me la borsa di studio e il voucher della Regione Toscana sono accettabili, ma fino a un certo punto. Secondo me ci dovrebbe proprio la riduzione del reddito prevista per legge. Ma in alternativa chiaramente siamo aperti anche a soluzioni di questo tipo. Teniamo presente che la Regione Toscana ha approvato nel 2002 si chiama piano di indirizzo di studio educazione permanente, che prevede proprio interventi per l'educazione permanente, quindi lungo tutto l'arco della vita. Quindi questo rifiuto appunto nell'ultimo voucher che è stato emanato, c'era proprio scritto che il TFA non sarebbe stato elegibile, diciamo, no? Come per il contributo. Ecco, questo secondo me è in totale disaccordo con i nostri accordi regionali. Questo, diciamo, per quanto riguarda il diritto allo studio, secondo me potrebbe essere un punto importante per aggregare i precari, almeno quelli che sono all'interno del TFA. Quindi per dire, no, di fare, come diceva prima, di fare delle lotte piccole che però abbiano un senso. E secondo me questa è piccola fino a un certo punto, perché è una questione di principio, perché serve anche, in realtà, questo ci unirebbe anche agli studenti che sono in lotta in questi giorni. Brevemente, quasi finito. Un altro problema? Sì.